Ciao a tutti ragazzi, con un nuovo video oggi vi farò vedere tutte le nuove funzioni del nuovo iOS 14 Beta 2, visto che l'aggiornamento è uscito proprio ieri sera. La prima cosa che forse avrete già notato è questo qui del widget calendar, che da prima che non si vedeva tutti i giorni del mese, ad adesso che si vedono tutti i giorni del mese. Adesso passiamo subito alla seconda funzione. Ok ragazzi, la seconda funzione è che hanno aggiunto un nuovo widget, cioè il widget dei file, che ovviamente avete due opzioni, quella media, possiamo dire, e quella grande. Se voi siete delle persone che andate a scaricare molte cose da Safari, da Safari, vi consiglio davvero tanto di utilizzarla. E adesso passiamo subito alla terza funzione. Ok ragazzi, la terza funzione che abbiamo qui nelle impostazioni, basicamente sul telefono, abbiamo due nuove funzioni, cioè leggi, nome, chiamate, quindi voi potete andare a mettere mai, solo auricolari, quindi quando indosserete gli auricolari vi dirà il nome di chi vi sta chiamando, oppure auricolari e auto, oppure sempre, quindi in qualsiasi momento che vi chiamano vi dirà sia dagli auricolari ma anche senza chi vi sta chiamando. L'ultima funzione è questa qui, chiamata in entrata. Scusate ragazzi. Ok, quindi qua in chiamata in entrata abbiamo due opzioni, quella del banner oppure a tutto schermo. Quindi banner significa che vi farà vedere una piccola icona di chi vi sta chiamando, oppure a tutto schermo, quindi vi apparirà proprio in tutto lo schermo del telefono la chiamata. Infine, ragazzi, l'ultima opzione, cioè l'ultima funzione, scusate, è andando su generali e aggiornamento software. Andando a cliccare su personalizzi aggiornamenti automatici, voi potrete andare a cliccare su on oppure off, quindi qua, se andare a fare scarica aggiornamenti iOS, e anche andando a cliccare su installa aggiornamenti iOS. Quindi voi quando avete finito di scaricare l'aggiornamento, iPhone vi aggiornerà subito il vostro dispositivo. Se no, se andate a cliccare su On, basta che andate su aggiornamenti software e poi installa durante la notte perché è meglio. Beh, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!